Oggi andiamo a preparare il tiramisù di fragole stile Bayard. Per fare il tiramisù ci servirà la fragolata preparata poco prima, lo zucchero, il mascarpone, le uova, le fragole e i savoiardi. Per fare la fragolata utilizzeremo le fragole, un'arancia, un po' di zucchero e 50 ml di brandy. Andiamo a ridurle in pezzetti. Adesso andiamo ad aggiungere il brandy. L'arancia, attenzione ai nocciolini. Aggiungiamo un cucchiaio di zucchero, un altro cucchiaio di zucchero e un altro cucchiaio di zucchero. 3 cucchiai basta. Con lo stesso bicchiere del brandy andiamo ad aggiungere un po' più di mezzo bicchiere d'acqua. Mescolate bene in modo tale che lo zucchero raggiunga tutte le fragole. E adesso bisogna farle riposare in frigo per almeno un'oretta. Comodità adesso sposto un attimo i savoiardi perché dobbiamo preparare la crema di mascarpone. Dobbiamo separare i rossi dai bianchi. Aggiungiamo al solito dentro i bianchi di sale, questo aiuterà a far crescere il bianco e iniziamo a frullare. Ecco qui. Abbiamo montato a neve i bianchi. Lo capovolgo, non scende niente. La neve è perfetta. Adesso in un pentolino aggiungiamo lo zucchero. Questo zucchero qui è 150 grammi. Cercherò di metterne un po' di meno per non renderlo troppo dolce. Aggiungo le 3 uova e vado a mischiarle allo zucchero. Ecco qui. Aggiungo il mascarpone e mescolo tutto quanto con un cucchiaio. Utilizziamo questo dello zucchero perché la frusta si incepperebbe utilizzandola con il mascarpone. Bisogna mescolare energicamente. Aggiungiamo il bianco di uovo al cucchiaio, si stacca. Assaggiamo per sentire se il livello di zucchero è adeguato. Lo è. Per questa dose di mascarpone e di uova, scarsi 100 grammi di zucchero vanno più che bene. Cominciamo a preparare le nostre coppe con i savoiardi. Prendiamo un savoiardo, bagniamolo velocemente dentro la nostra fragolata. Dividiamolo a metà perché sennò non entra nel fondo della nostra coppetta. E andiamo a ripetere l'operazione con un altro savoiardo. Qui per ricoprire il fondo aggiungiamo un cucchiaio non colmo di mascarpone. Dopo
Sgoccioliamo un cucchiaio di fragole. Uniamo qui, al centro. Andiamo a porvi sopra un altro savoiardo. Un cucchiaio di crema di mascarpone. Sgoccioliamo le fragole e le mettiamo che cadano sul nostro dolcino. Aggiungiamo un po' di succo, perché ho qualche fragolina che scende. Il gioco è fatto. Tiramisù di fragole.